Esame di Stato 2014, sessione ordinaria, corso BNI. Quesito 3, 20 palline in un'urna, 5 rosse, 5 verdi, 5 gialli, 5 bianche, si estraggono a caso senza reinserirle 3 palline. Si valutino le probabilità che una pallina, esattamente una, è rossa, 3 palline sono di colore diverso. Fate pausa, provate da soli, poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, le 20 palline. Prima domanda, una sola pallina rossa. Tutte le terne che si possono estrarre dalle 20 palline si calcolano con le combinazioni C23, cioè coefficiente binomiale 20 sopra 3. Invece i casi favorevoli sono tutte le terne formate da una pallina rossa e due non rosse. La pallina rossa si può scegliere e estrarre in 5 modi diversi, quindi le combinazioni 5-1, cioè 5 sopra 1, 5 modi. Invece le due palline non rosse si possono estrarre in C combinazioni 15-2 modi diversi perché sono tutte le coppie che si possono estrarre da 15 palline non rosse raggruppate a coppie, a gruppi di due. Quindi le terne favorevoli sono 5 per C15-2. Quindi la probabilità di estrarre una sola pallina rossa è data dai casi favorevoli, le terne favorevoli, queste qua C5 per C15-2 diviso le combinazioni 23. Quindi queste sono le 5 combinazioni 5-1, poi le combinazioni 15-2 si calcolano moltiplicando al numeratore due fattori a partire da 15, 15 per due fattori, quindi 15-14, e al denominatore 2 fattoriale. Invece le combinazioni 23 si calcolano allo stesso modo, partendo da 20, mettendo 3 fattori al numeratore, quindi 20, 19, 18, e al denominatore 3 fattoriale. Facendo tutte le semplificazioni otteniamo questa probabilità. C'era anche un altro modo per ottenere lo stesso risultato, e cioè quello di immaginare le tre palline estratte in successione anziché tutte e tre insieme. Immaginiamo all'inizio che la pallina rossa venga estratta per prima, dopo moltiplicheremo il risultato per 3 per tener conto del fatto che la pallina rossa può trovarsi anche come seconda estrazione o come terza. Quindi può trovarsi nelle tre posizioni, la prima, la seconda e la terza uscita. Cominciamo però adesso immaginando che la pallina rossa sia all'inizio, quindi abbiamo 5 ventesimi è la probabilità di estrarre una pallina rossa alla prima uscita, perché le palline rosse sono 5 su 20. La probabilità invece di estrarre una non rossa alla seconda uscita è 15 su 19, perché sono rimaste 19 palline, di cui 15 non rosse. E la probabilità di un'altra non rossa in terza uscita è 14 su 18, perché sono rimaste 14 palline non rosse. Infatti una è stata estratta all'uscita precedente su 18 palline ancora rimanenti. Quindi facendo tutti i calcoli e le semplificazioni viene questo risultato, poi moltiplichiamo per 3 per posizionare la pallina rossa in tutte e tre le uscite possibili e quindi otteniamo la stessa probabilità di prima, 5 per 7 diviso 19 per 4. Passiamo alla seconda domanda, la probabilità di tre colori diversi. Partiamo subito dalla soluzione più veloce, che è simile a quella che abbiamo appena visto. Le tre palline, la prima pallina la posso estrarre come voglio, quindi ho una probabilità 1 di ottenere una pallina valida per avere tre colori diversi. Infatti, qualunque pallina estraggo come prima pallina va bene, quindi la probabilità è 20 ventesimi. Però una volta estratta quella, la seconda pallina deve essere diversa. Quindi la probabilità per avere una seconda pallina buona è 15 diciannovesimi, perché sono rimaste 15 palline di colore diverso dalla prima su 19 totali. Poi la terza estrazione sarà favorevole con probabilità 10 diciottesimi, perché deve essere di colore diverso dalle prime due, quindi sono rimaste 10 palline diverse dalle prime due su un totale di 18. Questo calcolo, quindi si moltiplicano le tre probabilità degli eventi in successione, questo calcolo dà 20 ventesimi, 15 diciannovesimi, 10 diciottesimi. Il risultato finale è questo, che corrisponde a circa il 43,9%. Vediamo adesso un altro procedimento per ottenere lo stesso risultato. Siccome le palline devono essere 3, di tre colori diversi, ma i colori in totale erano 4, allora vuol dire che un colore rimane fuori. Infatti può rimanere fuori il rosso, può rimanere fuori il verde, il giallo o il bianco. Per questo motivo, dopo moltiplicheremo per 4 per tener conto del fatto che possiamo scegliere in 4 modi diversi il colore escluso. Sono 4 modi diversi, anche se noi immaginiamo, invece di escludere un colore, di sceglierne 3 su 4. Allora abbiamo le combinazioni di 4 colori raggruppati a gruppi di 3, ma tanto questa combinazione C4-3 ci dà sempre il valore 4.
Quindi dopo moltiplicheremo per 4, allora adesso immaginiamo che un colore rimanga fuori, un colore fisso. Per esempio, ecco, immaginiamo che rimanga fuori il colore bianco e che le palline siano rossa, gialla e verde. Rossa, gialla e verde, dobbiamo calcolare la probabilità che accada questa cosa qui. Le terne possibili estraibili sono come prima le combinazioni 23, mentre le terne favorevoli sono composte da una rossa che si può scegliere in 5 modi, una pallina gialla in 5 modi, una pallina verde in 5 modi, quindi le terne favorevoli sono 5 alla terza. Dividendo per le terne totali C23 si ottiene la probabilità però di aver escluso un colore ben preciso, il bianco. Perciò adesso rimoltiplichiamo per 4 e questa moltiplicazione serve proprio a considerare la possibilità che il colore escluso non sia solo il bianco, ma possa essere anche uno qualsiasi dei 4. Quindi la probabilità di tre palline di colori diversi è 4 per questa. Andiamo a eseguire i calcoli, 4 per 5,5,5, C23 l'abbiamo visto anche prima, è 20, 19, 18, quindi tre fattori a partire da 20 a scendere al denominatore 3 fattoriale e svolgendo, effettuando le semplificazioni otteniamo 25 su 19 per 3, che è lo stesso risultato ottenuto prima col metodo più rapido. Lo svolgimento che si trova in internet conferma quello che abbiamo appena visto. Cominciamo con una pallina rossa sola. I casi possibili sono 20 sopra 3, quelli favorevoli invece sono 5 per le combinazioni 15-2, perché questa è i 5 modi di estrarre la pallina rossa e questi sono tutti i modi di estrarre una coppia di palline, quindi due palline dalle 15 non rosse. Quindi la probabilità di una pallina rossa è 5 per queste combinazioni 15-2 diviso le combinazioni 23 e si ottiene 35 su 76, che era anche il risultato che avevamo visto prima, 35 su 76. Poi la probabilità delle tre palline di colori diversi, vediamo qua le tre palline di colori diversi, 5, 5, 5, 5 modi di estrarre una pallina, 5 la seconda pallina, 5 la terza, e questi sono i quattro colori diversi che vengono esclusi uno alla volta. Oppure si può vedere come tutti i modi di scegliere tre colori su quattro. Sotto c'è sempre il numero totale delle possibili terne di palline, le combinazioni 23. Il risultato è 25 su 57, che infatti concorda con quello che avevamo trovato prima anche noi, 25 su 57.